È giunta finalmente l'ora di completare Yu-Gi-Oh! 5Ds. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Oggi gli ultimi tre duelli di Yu-Gi-Oh! 5Ds. Era un po' che dovevo completarli, quindi diamoci da fare. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Aporia. Per chi non si ricorda o per chi non lo sa, Aporia era una specie di divinità che doveva distruggere la Terra. Anche se in realtà doveva controllare se in realtà Yusei era abbastanza. Yusei, in questo caso, diciamo un po' tutti quanti i duellanti rimasti, se fossero in grado di scongiurare la crisi che stava per abbattersi sul mondo. Quindi Aporia sconfitto, ma il Tempio Divino era ancora in discesa sulla città. Dobbiamo infiltrare il Tempio Divino e impedire che si schianti contro Nova Domino. No, non dovete. Lei è francese, però non faccio l'accento. Sherry, perché? Boh, che cosa è successo qui? Con l'accento e apostrofo. Apoteosi dello sbaglio. Sì, qua ci sono un sacco di errori, raga, non fateci caso. Zon, il leader di Liaster, mi ha mostrato il futuro. Yusei, se entri nel suo tempio divino, è predetto che non tornerai. Lei ovviamente ci tiene a Yusei perché guarda qua che tipo col tatuaggino. Se questo è quello che devo fare per salvare la gente di un Nova Domino. Così sia. Yusei e i suoi amici riuscirono a entrare nel Tempio Divino e tentarono di fermarlo. Yusei incontrò un volto familiare in quel tempio. Antinomi. E chi è? Io mi ricordo tutto. Bruno, sei tu? Che cosa ci stai facendo qui? Io non sono Bruno. Il mio nome è Antinomi. I miei ricordi sono tornati. E adesso ricordo la mia missione. Se l'abbiamo affrontato non me lo ricordo neanch'io. Ho viaggiato indietro nel tempo per proteggere Zon e il suo Tempio Divino da voi. Ah, pensavo che il nemico da affrontare fosse Jack, ma a quanto pare no, è lui. Ma mi sembrava Jack per qualche motivo. Vabbè, abbiamo perso sasso carta forbice, vabbè. Non ci faccio più caso ormai. Primo, secondo, quello che inizio, inizio. Uno di voi mi ha scritto che dovrei esprimere tutti i miei pensieri durante il duello e fare meno tagli per far capire meglio quello che faccio. Ma quello che faccio lo dico. Se per esempio adesso io evoco senza dire niente attaccante rottame, e però lo dico dopo, è uguale. Comunque sia, cercherò di esprimermi prima di effettuare l'azione. Dato che non abbiamo nessun mostro, possiamo evocare specialmente attaccante rottame, è un mostro di livello 3. Dato che è un'evocazione speciale, ma così? Ah, perché Lupo Guerra può essere evocato specialmente se un mostro di livello 4 inferiore viene evocato specialmente. Andiamo con sintonizzare. Almeno prendo un Synchron. Tuner. Oddio, Hypersynchron. Oddio, Synchron sconosciuto. Mi prendo Synchron sconosciuto. Dato che possiamo anche comunque evocare. Evoco anche Rottame Synchron. Possiamo già fondere a quanto pare. Ah. Beh, direi di evocare Garden a Rottame. Questa è questa. Preciso, non me l'aspettavo, eh. Pensavo di non averla, invece ce l'ho. Indifeso ovviamente. Dato che non possiamo attaccare. Beh, potrei attivare l'F. Ah, questa pure specialmente. Beh, evoco anche servitore rottame in attacco. Praticamente ho evocato 4 mostri in un turno. Wow, cosa che si vede solo nell'anime ora. Ok, cosa? No. Ok, praticamente ho l'effetto di Gardena. Rottame, ma no. Voglio. Eccolo, per questo ho voluto aspettare apposta. Ok. No, voglio vedere che combina. Sì, ora lo attivo. Beh. Questa, scusa, eh. Ok, ora tocca a me. Beh. Direi che forza riflessa coperta è tanta roba. Voglio vedere che carta. Beh, ovviamente il drago. Ovviamente anche le altre. Oddio, formula synchron. Attacco. Potevo distruggergli anche questa. Intanto ho attaccato questa qua, non gliel'ho distrutta perché non volevo mettere in attacco Gardena. È vero che ho forza riflessa. Però voglio aspettare. Voglio vedere se evoca altro. Ok. Perfetto, no, no, tranquillo. Perfetto, ne evoca un altro. A posto. Bene, questo aspettavo io. Gli aspettavo questo. Bene. Ah.
Maga meravigliata. Me l'ha distrutta. Ok. Sì. Devo rifarlo. Accidenti. Non pensavo. Invece l'ha fatto. Va bene, va bene, va benissimo. Allora. Dunque, la sposto in attacco. Attivo l'effetto su questa. Perfetto. Evoco porco spino oculio bulloni. Perché cosa voglio fare ora? Sì. Come? Praticamente l'ha evocato durante il mio turno? Vabbè, attacco comunque. Ok. Ah. Voglio vedere che fa. Ok, vediamo un po'. Aspetta, sono molto curioso ora. No. Sì, attivo forza riflessa. Lui scarta sicuramente una carta per... Non attiva l'effetto? Ah! Ma non l'ho fatto, strano! Ma mi dà una via libera enorme così. Ok, esploratore sincrono evocato. Attiviamo quindi l'effetto evocando rottame sincrono dal cimitero. Rottame sincrono può significare solo una cosa. Guerriero rottame. Anche se Berserker rottame. Oddio, Berserker rottame mi sembra più... Però no, perché dovrei sacrificare un altro mostro. Sì, devo per forza mandarli tutti. Però, oh, almeno Berserker rottame sfascia. È un ottimo mostro, distrugge automaticamente i mostri in difesa se ne attacca uno. E posso bandire un mostro rottame dal cimitero per dimezzare l'attacco di un mostro dell'avversario. In più, con l'effetto che ho di Gardena Rottame, sono coperto nel caso voglia attaccarmi. È stato un duello fino ad ora in mio favore, totalmente. Ah, pesco due carte ora. Ok, non mi piace. No. Sì, aspetta, aspetta, aspetta. Fammi vedere. Ma no, nulla di che. Ho capito. Lo sapevo. Bene, mi ha rubato il mostro. Però, beh, mettiamolo in difesa. Non va bene. Non va affatto bene. C'è solo una cosa da fare in questi casi. Ok, prendo in mano rottame sincrono. Evoco dal cimitero specialmente porco spino, aculeo, bulloni. No, niente altri effetti in catena. Mettiamolo qui in attacco, non importa, tanto ora verrà subito usato come materiale da fusione per un'evocazione sincro. Evoco ovviamente Guerriero Rottame 1 e 2. Perché Guerriero Rottame cosa fa? A parte che è più forte della difesa del Berserker Rottame, ma prende 300 punti di attacco addizionale per ogni mostro di livello 2 o inferiore. Però niente. Perché crollo gravitazionale me l'ha distrutto. Beh, 1400 di danno comunque se lo becca lo stesso. Nel caso voglio attaccarmi, ho Gardena che mi difende, quindi sto piuttosto tranquillo. Vediamo un po' che combina lui. Ah, evoca comunque. Vuole
Vuole fare Destructo? Ah, tu sei scemo, caro. Attiviamo l'effetto. Oh, ehi, ma che fai? Che ha messo poi qui? Tutti i mostri scoperti che controlli guadagno 300 d'attacco per ogni TG che controlli. Bene, evochiamo specialmente Servitore Rottame grazie al suo effetto. Mamma mia, che palle! Che palline! Che palline! Battaglia. Allora, distruggiamo intanto questo. No. Ora attivo l'effetto. Ciao. E gli distruggiamo anche questo. Mamma mia, ragazzi. Che noia, però. Sta diventando un po' una noia. Sta solo difendendo. Ancora. Basta. Basta. Hai perso. Lascia perdere. Basta. Non molla. No, voglio vedere combina. Si attacca, l'attivo. Sì, attivo. Mamma mia, che palle. Va così però. Ecco perché non narro tutto quanto. Perché non narro ogni singola cosa che accade nel duello. Perché va avanti così per ore. Allora, attacco. Vediamo un po' se riusciamo a... Oh, è finita. Finalmente. Non ce la facevo più. Duello molto noioso, volto sempre a mio favore, ma il computer ovviamente fino a che può resistere non si arrende. Questa è una grave mancanza dei giochi, questa purtroppo è una grave pecca che tutti i giochi di Yugi hanno da quando esistono. Vediamo un po', Bruno, sta bene Bruno? Sto bene, mio amico, ma il mio tempo giunge alla fine. Yusei, credevo che il destino fosse scolpito nella pietra, ma tu hai sempre superato l'impossibile. Sconfiggi Zon per salvare Nova Domino e il futuro. Addio. My final message to the world. Penultimo duello. Speranza. Yusei dovette affrontare Zon sconfiggendolo. Avrebbe salvato Nova Domino e forse anche il futuro. Mamma mia. Benvenuti, Team 5Ds. Zon. Non ti lasceremo distruggere Nova Domino. Bah, questa è una promessa che non sarete in grado di mantenere. Se non distruggo Nova Domino adesso, tutto il mondo sarà distrutto nel futuro. Non è solo un piccolo sacrificio per il bene comune? Il bene comune è tuo. Qualsiasi futuro che richiede anche solo un sacrificio non è un futuro degno di essere vissuto. Yusei, prendi questo. Arcidemone Drago Rosso. Non ti dimenticare della mia carta. Drago Ali Nere. E la mia. Drago Rosa Nera. Eeeh. Devi anche utilizzare le mie carte e quelle di Luna. Drago Fonte della Vita, Drago Utensile e Antico Drago Fatato. Jack, Leo, Luna, Akiza, Crow. Duelliamo come se fossimo un corpo solo. Per il nostro futuro. Vediamo un po' sto schifo di carte che ci hanno dato. No, si scherza, ovviamente. Sono carte buone. Se hai quelle giuste per evocarle, è come sempre. La solita solfa ogni volta, no? Devi avere le carte giuste per poter evocare quelle sincro. È il deck di Yusei, punto. Ok, tocca a me, mi arrendo. No, Spaventapasseri di Ferraglia. Ottimo. Attiviamo ovviamente sintonizzare che mi prendo in mano. Oddio, vapore sincron. Mica male. Vapore sincron, voglio provarlo. Non sapevo neanche esistesse, a dire il vero. Goblinburg. Ah, beh, ragazzi, allora, evochiamo Goblinburg. Che mi permette di evocare specialmente una carta di livello 4 o inferiore dalla mia mano. Ovviamente evoco Rottame Sincron, però la carta questa qui passa in difesa a causa del suo effetto. Ma io me ne avvantaggio. Sono tutte valide, anche se Antico Drago Fatato è quella che più mi attira in questo momento. Vado con Antico Drago Fatato. Una e due. Non so perché, ma Drago Fatato mi attira. È così. È così. E il suo effetto è particolare perché mi permette di evocare specialmente un mostro. E se lo faccio, non posso appunto entrare nella battle phase. Evoco specialmente un mostro designato che è Porcospino, Aculeo, Bulloni. Lo faccio perché nel caso ora mi venga distrutto, io posso dopo evocarlo. Ma siccome ho la carta Spaventapasseri di Ferraglia, non lo faccio, non viene distrutto. Anche ci. Oh, cacchio. No, no, calma, calma.
Cioè lo prende, può essere evocato, lo rimischia nel deck e via così. Ah, eh sì, ho capito, ho capito. Beh, l'effetto è particolare però, accidenti. Ho capito. A questo punto evoco vapore synchron e faccio un'altra evocazione synchro. Oh, Axel synchron. Vado in battle phase. Attacco col porco spino. Non sembra che abbia qualcosa. Però a quanto pare io posso comunque utilizzare vapore synchron durante la main phase del mio avversario e evocare appunto tramite evocazione synchron. Quindi nel caso lo fa posso comunque sia pararmi il sedere. Eeeh. Ok, ho capito, ho capito. Dunque, questa carta è particolare. Può essere evocata senza attributi se l'avversario, se solo io controllo un mostro. Però durante la standby phase sua deve tornare nel deck, ma non si subiscono danni e se questa carta ha attaccato con successo prendo 2000 punti di danno. Anche se non si viene distrutto in battaglia. È strana. Durante la tua standby phase mischia questa carta nel deck. E so cazzi ragazzi. Allora evoco qua Cromleburgo. No, non devo evocare nulla. Vediamo un po'. Drago rosa nera. Vorrei evocare drago rosa nera, ma no. Drago utensile. Facciamo uno e due. Voglio vedere, voglio provare carte che non ho mai provato. Drago utensile è una di quelle. Attivo l'effetto. Posso cercare tre carte equipaggiamento nel mio deck. Poi l'avversario ne sceglie una e l'aggiunge alla mia mano. Le altre vengono rimesse nel deck e si mischia. Ok. Ha scelto questa. Quale ha scelto? Doppio attrezzo, taglio e perforazione. Solo drago utensile o morfotronico, tipo macchina livello 4 o superiore. Durante il tuo turno guadagna 1000 di attacco. Se attacca, qualsiasi effetto che si attiva o si applica viene annullato. Solo durante la mia battle phase, però. Il tuo avversario non può scegliere un mostro diverso da quello equipaggiato come attacco. Ah, perfetto. Un mostro dell'avversario che combatte con il mostro equipaggiato viene distrutto alla fine del damage step. Ok, perfetto. Quindi ci guadagno solamente, ci guadagno. E end phase. Bene. Sono coperto. Ciao. No. Ma torno nel deck tanto. Non mi dica che c'era un altro. Ok, che fa questo? Oh, wow. 4000 di danno, che cacchio dici? Cosa dici? Praticamente questo ha carte che non fanno subire danno, ok? Non possono essere distrutte in battaglia, possono essere evocate se non ha nessun mostro in campo e in più mi dimezzate life point. E che palle! Niente, finisco il turno, mo quella gli ritorna nel deck, sperando che non abbia altro per rovinarmi le... Sì, devo usare l'effetto. Drago utensile lo salvo, meno male. No, che roba è mo questo? Ma perché c'ha sti mostri strani questo? Madonna, santa. Fammi indovinare, guarda, già so cosa fa questa. Ok, non può essere distrutto in battaglia. Non subisci danno. E niente, non può essere distrutta. Cosa fa? Scarta dal deck per fare cosa, scusami? Manda prima 5 carte del tuo deck al cimitero? Ok. Ah, per prendere sicuramente... Oh, fanciulla del tempo che viene bandita per evocare Medaion, il signore del tempo. E che cosa? Che è successo? Okay.
Che cosa? Ma perché? Che carte sono? Cosa succede? Fatemi capire! Va bene, ho capito. Ho capito. Dunque, metto questa qui coperta, ok? E ho messo coperto anche abilità risolutiva. Abilità risolutiva annulla gli effetti delle carte sul terreno dell'avversario. Quindi al prossimo turno lo inchiappetto per bene. Ok? Al prossimo mio turno, non al suo. Cavoli! No, vai via! Non ti voglio più vedere. Ah! Ok. Beh, questo è un problema. Questo è un problema, non me l'aspettavo. E metto Porco Spino a Curio Bulloni. Non me l'aspettavo qua, emissario di luce. Chi è? Angelo Splendente. Evocatore Nova. Fammi capire che fa. No, non fa nulla. Attacca e basta. Praticamente 15 turni persi così, senza motivo. Sto per perdere. Manca. Se evoca un altro mostro, ho perso. No. Ah. Non so perché ha mare nel deck, non so cosa ci faccia. Niente, ho perso. Rifacciamo. Però non vi faccio vedere tutta quanta la trafila. Tanto avete capito come funziona sto duello, no? Fa schifo. 2007 precisi, vai. Bene, anche questo duello può dichiararsi concluso. A dire vero è andata come prima, solo che ho preso meno danni e ho avuto più fortuna nel pescare abilità risolutiva al momento giusto. E quindi è andata così. Impossibile, ho perso! Questo significa che ho sbagliato. E tutto quello che ho fatto è stato per il peggio? Zon, ti sei semplicemente confuso. Tu credi che il futuro non possa essere modificato? Io credo che il futuro è qualcosa che dobbiamo ancora creare. E credo che la gente di un Ava Domino non permetterà al tuo futuro di diventare una realtà. Ecco perché non lascerò schiantare il Tempio Divino sulla mia città, anche se mi costasse la vita. Yusei entra nel reattore NRD nel Tempio Divino. E così sia. Addio. No, non posso permettere che qualcuno nobile come te perisca da questo mondo! Il Tempio Divino scomparve dal cielo di un Ava Domino, e Yusei scomparve con esso. Yusei! 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 No, Yusei! Un momento, guardate laggiù! È Yusei! Ce l'ha fatta! Zon deve aver usato il resto della sua forza per salvarmi. Grazie, Zon. Un'altra vittoria per il Team 5Ds! Abbiamo salvato il mondo ancora una volta. Ci siamo riusciti davvero. Forse il futuro di Zon diventerà realtà. Come facciamo a sapere cosa davvero in serbo per noi il futuro? Non possiamo. Non potremo mai sapere cosa ci aspetta nel futuro. Ma io non vedo l'ora di scoprirlo con i miei amici al mio fianco. Wow. E ora, percorso futuro, l'ultimo duello di Yu-Gi-Oh! 5Ds. Contro Jack Atlas, si vede. Andiamo. Con l'aiuto dei suoi amici, Yusei ha impedito che il Tempio Divino si schiantasse sul Nova Domino. Passarono 6 mesi e Yusei creò Fortune, un programma informatico progettato per controllare l'NRD in modo sicuro. Nel frattempo, Lazar fu eletta sindaca di Nova Domino. È una donna? In realtà non è donna, ma sua moglie è uguale a lui, quindi può essere che ci siano state delle incomprensioni durante la scrittura del testo, oppure penso che fumassero crack e quindi non hanno capito più nulla, e la seconda è più attendibile. Però ok. In qualità di nuova e primissima sindaca di questa bellissima città, il mio primo ordine è di restituirla ai suoi cittadini, creando un governo gestito da funzionari eletti e magari non corrotti. Wow, Lazar è la sindaca? Pazzesco! Però, in effetti, se io posso diventare un agente della Sector Security, tutto è possibile in soli 6 mesi senza addestramento. Complimenti, professor Fudo? Cosa? In 6 mesi? Anche se sei tu a fondare un programma di
ricerche. Non è detto che tu abbia le conoscenze necessarie per essere professore, però va bene. Per favore, non chiamarmi professore, quello è mio padre, non io. Non c'è bisogno di sentirsi in imbarazzo, hai superato di gran lunga le aspettative di tuo padre. Il tuo programma Fortune fornirà energia illimitata a Nova Domino. Già, il futuro è roseo, ora che il futuro predetto da Zone non diventerà realtà. Però non è tutto merito mio. Io e i miei amici abbiamo collaborato come una squadra. Sì, sì, certo, sempre a pensare alla tua squadra. Ora che hai completato il programma dovresti prenderti una pausa, respira aria pura, viaggia per il mondo, decidi cosa vuoi fare d'ora in poi. Anche se spero che resterai a Nova Domino. Ma la decisione spetta a te. Ci vediamo, Yusei. Yusei, non ci vediamo da un pezzo. Troppo impegnato per incontrare il tuo amico? Sì. Quello è il problema. C'è molto più del previsto per terminare il programma. Però ce l'hai fatta, no? Grande, Yusei! E tu come vanno le cose? Tragi mi fa pattugliare le strade giorno e notte. Non ricordo l'ultima volta che ho dormito più di un'ora. Però non mi posso lamentare. Chi avrebbe mai detto che sarei diventato un agente, eh? Questa città è cambiata molto. A proposito, perché non facciamo un raduno questo fine settimana? È passato troppo tempo dall'ultima volta. Ottima idea, sicuramente verranno tutti. Ad eccezione di un tipo che è difficile da trovare. Già, Jack. Non hai ancora avuto sue notizie? Proverò a chiamarlo, ma non sperarci troppo. Aha! È con Gregor. Non riesco a credere che tu stia continuando a migliorare nei duelli. Ogni tuo punto debole. E ne avevi pochissime scomparso. Non avevo speranze. Non avevo speranze, perché? La tua bravura ha raggiunto un nuovo livello. Ma a guardarti non sei ancora soddisfatto, vero? No. Non sarò soddisfatto finché non avrò sconfitto una certa persona. Ovviamente è Yusei. Eccoci qua con tutti quanti i team riuniti. Poppo time. Che bello vedervi, eh sì. Crow è in ritardo, ovviamente. Vabbè, stava pattugliando le strade. Più tardi, quella sera... È bello vegliare sulla sicurezza di un Nova Domino, però... Però cosa? Beh, non è importanza. E tu, Akiza, cosa farai dopo il diploma? Secondo me dovresti partecipare alle leghe pro. Con la tua abilità qualsiasi squadra sarebbe fortunata ad averti. Non scegliere il destino a posto mio, magari non mi interessa la carriera da professionista. Scusa se ho toccato un tasto dolente, ma perché? Perché non... Calmi! Ha solo detto, magari ti piacerebbe tentare la strada professionistica, sai, no? Sei brava. Però no. A quanto pare Leo e Luna hanno ricevuto un messaggio dai loro genitori. Dicono che dovremmo vivere di nuovo tutti insieme. E allora perché quei musi lunghi? Perché dovremmo andarci da Nova Domino. Ah. Però a quanto pare alla festa si imbuca anche Jack Atlas. Dov'eri Jack? Mi stavo allenando. Allenando per cosa? Ho ricevuto un invito da Ride Ace, la lega di duelli più grande del mondo. Quindi me ne andrò da Nova Domino, perché non voglio essere soltanto il re di una città, ma del mondo intero. Beh, ha ragione. Non la smetterei mai di perseguire questo sogno, vero? Certo che no. A te non piacerebbe metterti alla prova contro il resto del mondo? Yusei, so che hanno invitato anche te. Sì, è così. Mi sembra ovvio. Sarebbe assurdo se Yusei non ricevesse un invito dalle leghe di duelli di tutte le nazioni. E quindi cosa hai intenzione di fare? Ero così concentrato su Fortune che non ho pensato ad altro. Ma ora che il programma è terminato, forse tu non sai cosa fare, ma io sì. Abbiamo conseguito tutto il possibile come squadra. Quindi ora voglio pensare a cosa posso fare per conto mio. Sconfiggerò chiunque mi ostacoli, anche il Team 5Ds. Oh, grazie mille. Jack, duelliamo. Vuoi sfidarmi a un duello? Quando non so che strada prendere, duellare mi aiuta sempre a fare chiarezza. Ottimo, se voglio abbattere il mondo, devo essere abbastanza forte da sconfiggere prima te. Ti rendi conto che il nostro ultimo duello è stata la Fortune Cup? Abbiamo duellato fianco a fianco per così tanto tempo che avevo quasi dimenticato che ci eravamo affrontati. È vero, anch'io. Ma i giorni passati a duellare con te, invece che contro di te, sono stati migliori. Però non possiamo vivere nel passato. Morivo dalla voglia di duellare di nuovo contro di te. E ora il momento è arrivato. Giusto, quindi mettiamocela tutta. Non me lo farò ripetere due volte. Quanto dialogo inutile. Molta, cioè l'ultima parte è inutilissima, tipo duelliamo, sì, dai, andiamo, ok, non me lo faccio ripetere due volte. Oh, e combatti. Sempre l'ultima parola deve avere Jack, basta. Fissati i giapponesi con i dialoghi prolissi e a volte inutili. È per questo che ci piacciono. Però, se avete giocato Solato Robo,
lì proprio, l'apoteosi. Dialoghi prolissi come pochi. Dunque, guerriero velocizzato, evochiamolo, vai! Cammino luce di stelle, ok, questa sì, è interessante. Dunque, guadagna 900 di attacco durante la mia battle phase. Attivo l'effetto, ovviamente, e attacco. Diapason specchio, ok, e finisce il turno. Vediamo un po' che combina. Ti prego, fai una carta che distrugge entrambe, così posso evocare Drago Polvere di Stelle. Ok. Oh! Wow! Ho paura. È un'altra, oh! E quanto evoca? E beh, ho perso, non ho niente in mano. Ma evoco pistolero synchron in attacco, è uguale. Rottame synchron. Poi attiviamo l'effetto e prendiamo guerriero velocizzato. Qui. Ora. Scelgo nitro guerriero. Ok? Bene. Ora. Qui. Il diapason della creazione se ne va. Però boh, finisco qui, non lo so, voglio vedere che roba combina, perché tanto finché c'è questa qui che cacchio. Non so cosa faccia con Diapason, sinceramente. Ah, incredibile, è incredibile davvero. Io sono molto avvilito, sinceramente non so che fare, qualsiasi scelta che io faccia è inutile. Rifacciamolo, vediamo un po' che riusciamo a combinare stavolta. Certo che iniziamo benissimo, però iniziamo davvero bene. Sintonizzare e ci prendiamo il pistolero synchron. Vai amico, possiamo evocarlo specialmente. Perché perfetto, mandiamo questa qui al cimitero. In attacco tanto è uguale, tanto non resterà a lungo sul terreno. Evochiamo guerriero velocizzato. Grande ricordo questa carta. Evochiamo nitro guerriero. 1 e 2. Dunque, l'effetto di nitro guerriero è particolare. Quando distruggo un mostro in battaglia, posso scegliere un mostro in difesa dell'avversario, metterlo in attacco ed effettuare un secondo attacco. Funzionerà anche se il mostro è coperto? No, non funziona. No, solo scoperto. Bene, end phase. Insomma, stavolta il duello è iniziato bene in mio favore. Prima... Perché parlo? Attenzione, predatore Vors Kaiser. Ma non poteva farlo prima. Vabbè, per livello, probabilmente. Viverna rossa. Ma? Vabbè, allora. Vabbè, dai. Ma che cosa? Ma che effetto è? Attivo la carta raccordo, rottame, luce di stelle. Che effetto strano. E boh. Evoco, non lo so, voglio provare l'effetto anche se non ci ho capito nulla, sinceramente. Rottame synchron, evochiamo ovviamente. Guerriero velocizzato. Qui. Ah.
Quindi io ora sacrifico Rottame, guerriero Rottame, per evocare un mostro che ha un livello diverso da quello che ho sacrificato. Perfetto. Si rifà quello che ho fatto prima. Nitro guerriero. Sì, sì. Sì, Jack Atlas, sì, questa è la vera forza. Beccati questo, vai. Oh, yes. Già, perché non ci speravo più nel distruggergli quella carta, perché non mi ricordavo che guerriero Rottame ogni qualvolta venisse merda. Di quella merda. Va bene, merda proprio. Tanta merda, tanta. Tanta Jack. Ah, ma ora posso rievocarlo ancora un'altra volta, perché ho un altro guerriero Rottame. Cioè, Rottame sincrono, non guerriero Rottame. Sì. Guerriero velocizzato, vieni qua, guascone. Avanti, guerriero Rottame. Rottame sincron e guerriero velocizzato. Ragazzi, sta cosa è una super cazzo, la sta diventando. Ok. Sì, non c'è nessun mostro con due stelline. E attacchiamo. Oh, e via. Mamma mia, proprio sto ultimo duello ce lo fanno sudare, eh? Ma tanto poi. Oh, allora, possiamo ricominciare. Più forti di prima. Cammino, un altro cammino luci di stelle. Oh, evochiamo qui. Allora, 7 stelline. Bene, prendiamo un guerriero. No, aspetta. Prendo un pistolero sincron dal cimitero e lo mettiamo qui. E ora all over again. 1 e 2. Nitro guerriero, vieni a me, avanti qui. E ora forse ce la facciamo a tenercelo in campo, un mostro sincron. Ok, e attacchiamo. Oh, vedi Jack, quando le cose vanno bene, come funziona, che vince protagonista, cioè io. E dai. Oh, e quindi Jack Atrasu. Jack Atrasu. Attacchiamo con il guerriero. Ok. Sì, ci vogliono 2 attacchi per distruggerlo. Va bene. Va benissimo. Cosa fa? Diapason catena. Ah, aia, 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 aia. No, 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 no. No, mi fa male il cervello. Mi fa male il cervello tantissimo. Allora, ancora Rottame. Attivo l'effetto di raccordo Rottame luce di stelle. Mandiamo via questa che è tuner e mettiamo 7 e 1 fa 8. Ok. Quindi ragazzi, Turbo Guerriero si può evocare. Ora che ho evocato Turbo Synchron, posso evocare Turbo Guerriero. E Turbo Guerriero ha un effetto molto importante. Turbo Guerriero, quando attacca un mostro con 6 o più stelline, il mostro che riceve l'attacco perde metà del suo attacco. Yeah! Così si fa. Se l'è presa perché ho detto che sono il protagonista. Non te la prendere troppo a male, Jack, dai. Deve andare così. Metto Turbo Synchron in difesa, tanto per. Oddio, era Tuner. Potevo anche lasciarla scoperta e sacrificarla con raccordo luce di stelle.
Diapason oscuro, gli ci vogliono due attacchi. Maledetto infingardo pezzettino di Diapason. Ok. Ok. È andato. Vediamo un po', però quella carta coperta non mi piace. Evoco doppio guerriero. Poi scopro Turbo Synchron. Attivo l'effetto. Eccolo qui. E mi prendo Rottame Synchron. Qui. Evocato specialmente. Attacco. 1. 2. E 3. Ed è vinta. È finita anche la serie di Yu-Gi-Oh! 5 Ds. Ci è voluto un po' più di tempo per questo ultimo episodio da quando ho caricato l'altro, ma ce l'ho fatta. È finita la serie di 5 Ds. Oh, finalmente! Vediamo un po' come va a finire. I mostri di Yusei stanno collaborando per vincere. È come se avessero un legame, lo stesso del team 5 Ds. Quindi, finché il nostro legame resterà saldo, ovunque ci troveremo, saremo sempre insieme. Ora so cosa voglio fare della mia vita. Anch'io. Idem. Lo stesso vale per me. Jack, duellando contro di te, ho capito cosa voglio fare. Quindi hai trovato la tua strada. Resterà un nuovo domino. Yusei. Capisco. Ottimo. Mi ha dato un motivo per tornare in questa città in futuro. Perché mi rifiuto di terminare la carriera con una sconfitta. Torna quando vuoi, sarò qui ad aspettarti. Allora aspetterai di perdere. Yusei! Ragazzi, ho deciso a partecipare alla Lega Pro Yusei. Malissimo, a partecipare. E io studierò per diventare un medico. Ah! E noi andremo a vivere con i nostri genitori. Ma ti scriverò ogni settimana. Sarà bello gustare un buon pasto preparato in casa. Però è strano. Cioè, dal frequentare una scuola per duelli a diventare medico. Vabbè, un po' strano. È fantastico. Ognuno ha trovato la propria strada, ma a prescindere dalla lontananza, il nostro legame resterà per sempre. Questa città custodisce moltissimi ricordi. Già, non dimenticherò mai questo posto. Leo, sei cambiato. Davvero? Ero in piagnucolone, ma ora posso contare su di te nei momenti difficili. Veramente? Sì, sei davvero cresciuto. Beh, ho dovuto farlo, altrimenti chi altro proteggerebbe la mia sorellina? Sorellina a chi? A te. Carly, ah! Come facevi a sapere che ero qui? Comunque posso unirmi a te nel tuo viaggio, ti spiace? Certo che mi dispiace. Voglio diventare più duellante e più forte del mondo. Non mi posso permettere distrazioni. Jack. La prossima volta che ci vedremo, sarò il re del mondo. Addio! La prossima volta che ci vedremo, quindi mi vuole vedere? Sì. E Akiz? Allora Yusei sarai l'unico a rimanere qui, a quanto pare. Già, il tuo volo è domani, giusto? Sì, ma volevo essere sicuro di riuscire a salutarti, Yusei. Certo. Volevo solo dirti che io sono felice di averti conosciuto. Anch'io, Akiz. Guarda tutti i rossi. La prima volta che ci siamo incontrati mi ha fatto un po' paura. Paura? Io? Tu eri conosciuta come la strega della Rosa Nera. Dovresti vederti quando lanci certe occhiatacce. Non sapevo cosa mi avresti fatto se avessi perso. Cosa? L'hai pensato davvero? Ma allo stesso tempo il tuo sorriso è più bello del mondo. E tu sei quello che mi fa sorridere, Yusei. Beh, ciao. Bocca al lupo. Che... wow, proprio... L'ultima notte, prima della partenza dei suoi amici verso destinazioni diverse, Yusei osserva Nuova Domino, la città che avevano contribuito a proteggere. Ehi, che ci fa questo tipo sospetto? Trudge, ho sentito dire che domani partono tutti. Tu stai bene? Mi dispiace che se ne vadano, ma mi dispiacerebbe di più se non inseguissero i loro sogni. Pensi che resterete amici? Ma certo, abbiamo un legame indissolubile che diventerà sempre più forte. Siamo tutti diretti verso la prossima tappa della nostra vita, e non vedo l'ora di scoprire dove ci porterà. Ehi, da quando sei diventato così saggio? Nel mio duello contro Jack, mi sono reso conto che la mia anima è legata a questa città. Perciò, quando i miei amici un giorno torneranno, dovrò assicurarmi che Nuova Domino sia il luogo che saranno orgogliosi di chiamare casa. Ok ragazzi, questa è l'ultima corsa del Team 5 Ds, quindi entriamo in azione! Quando tornerò solo il vero re? A meno che non sia io il re. Nuova Domino, non ti dimenticheremo mai. Sarai sempre casa mia. Questo non è un addio, è un arrivederci. Il futuro ci aspetta su questa strada. Quindi, viviamolo al massimo. Pronti? Partenza? Duelliamo!
Alright. Wow, ragazzi. Il prossimo episodio, che non so quando caricherò, ma spero presto, sarà quello che segnerà l'inizio della campagna di Yu-Gi-Oh! Zexal. Non vedo l'ora di giocare. A questo punto non posso far altro che ringraziarvi per aver seguito anche questo episodio di Yu-Gi-Oh! In descrizione trovate i link a Instagram e Telegram e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!